Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la celebrazione in assoluto più bella e più importante di tutto l'anno liturgico. Quest'anno con voi, a differenza degli anni passati, non vorrei riprendere tutte le abbondantissime letture, sono nuove quelle della Vigilia Pasquale, che ci mostrano tutta l'opera della salvezza, dalla creazione alla risurrezione. Abbiamo avuto modo di approfondirle gli anni precedenti. Vorrei fermare più che altro l'attenzione su quel rito molto suggestivo con cui si apre la veglia di Pasqua, che poi riprenderemo dopo l'omelia con la rinnovazione delle promesse battesimali, che è la liturgia della luce. Perché questa liturgia in realtà è un'apologia, è un panegirico, è un elogio della fede. Fate attenzione a un particolare. Prima domanda: era presente qualcuno nella tomba quando Gesù è risorto? Ha visto qualcuno l'anima di Cristo rientrare nel corpo, riprendere vita e risorgere? Sì o no? No. Secondo, eccettuata la Madonna, perché la Madonna è sempre eccettuata, Gesù risorto è apparso a qualcuno prima che qualcuno gli avesse annunziato è risorto? Provate a pensare se le cose, se conoscete bene i racconti della risurrezione. La risposta è no, perché alle donne gli era detto l'angelo, hanno trovato la tomba vuota e gli hanno detto: guardate che è risorto. E che cosa gli ha detto l'angelo? Gli ha ricordato gli annunci della passione. Quando Gesù aveva detto: devo andare a Gerusalemme, sarò ucciso e il terzo giorno risusciterò. Chi è l'unica persona che a questa cosa ci ha creduto? L'unica, chi è stato oggi all'ora della dorata lo sa, solo una ci ha creduto, ed è Maria Santissima. A chi è apparso Gesù risorto senza che nessuno gliel'avesse annunziato e per primo di tutti, anche se i Vangeli non lo dicono? A Maria Santissima. E lo sapete perché? Perché Maria Santissima è l'unica che non ha mai perso la fede nella risurrezione. Dopo che gli angeli l'hanno annunziato, Gesù è apparso alle donne, lo sentiremo questa settimana. Dopo che le donne l'hanno annunziato agli apostoli, tra l'altro poi le donne, quando gli angeli gli dicono, abbiamo sentito da Luca, no? Vi ricordate quello che dice Galilea? Le donne che fanno una bella figura degli uomini. Ah sì sì, ci ricordiamo, vero, agli apostoli quando le donne vanno non ci crede nessuno, queste sono povere donne, se saranno fatte in stanno fuori, gli apostoli non ci credono nessuno, addirittura Tommaso, poveraccio, lo sentiremo domenica prossima, non crede neanche a tutti gli altri 10, ci guarda che l'abbiamo visto e l'abbiamo toccato, ma voi state fuori di testa, d'accordo? La fede, che cosa significano queste cose? Da dove viene la fede? Perché in questa notte 9 letture? È faticoso ascoltare 9 letture? Diciamo la fede, un pochino. Ma la fede da dove viene? Viene dagli occhi o viene dalle orecchie? La fede viene da qui. La fede ti mette in contatto con ciò che non si vede. Allora, perché noi entriamo in chiesa completamente al buio? La chiesa la notte di Pasqua è rigoroso che stia completamente al buio. Buio, buio, buio. Non ci deve essere manco una luce accesa, manco la lucetta dell'albero, zero, tutto spento. Come mai? Guardate che questi segni non sono, avete visto una volta, vediamo un po' la luce anche del, adesso ricreiamo un pochino l'atmosfera con i poteri della tecnica. La Chiesa quando fa qualcosa non fa dei giochetti tanto per fare qualcosa di carino, dice movimentiamo un po' sta celebrazione, mettiamoci un po' di roba così la gente non si addorme. Ogni cosa che fa la Chiesa, ci siamo quasi, qui c'è il cielo pasquale acceso, no? Se io prendo questo cielo e me ne vado in giro, non vedo tanto bene, giusto? Ma quantomeno
non mi spacco la testa, va bene? Siamo d'accordo? Io non vi vedo bene adesso, no? Ma io che sto vicino qui, mi vedete? Così e così? Sì. Ok. Allora, ripristiniamo l'assemblea. Guardate che non sto giocando, io non faccio mai queste cose qui, sperando che vi resti qualcosa. Allora, che cos'è la fede? La fede è quella conoscenza che ci permette di camminare nelle tenebre del mondo, non, adesso vedremo tutte queste bellissime luci, la chiesa illuminata a festa, chiaro, non è il sole a mezzogiorno la fede. La fede è una lampada accesa che ti permette di camminare senza spaccarti la testa, il che in questo mondo è già non poco, capite? Non poco. Ecco, però attenzione, io ho acceso il cielo pasquale, voi la lampada l'avete accesa dal cielo pasquale, cosa significa? Da chi la ricevi la chiesa, la fede? Voi sapete che nel rito antico del battesimo, quando iniziava il battesimo, il sacerdote faceva questa domanda: che cosa vieni a chiedere alla Chiesa di Dio? Nel rito nuovo si risponde il battesimo, nel rito antico si risponde un'altra cosa, ed è una risposta un po' più profonda. Io alla Chiesa devo chiedere la fede, e che cosa ti dà la fede? La vita eterna, ed è per mezzo di questa fede che sarai battezzato. Allora, la lampada accesa, noi il giorno del battesimo ce l'abbiamo avuta tutti quanti. Sapete a me quante volte la gente mi dice, perché mi riconoscono che c'è una grande fede, dico, speriamo, dice, ah padre, lei c'è una grande fede, come vorrei avere anche una fede come la sua, ma guarda che la candelina che mi hanno dato a me quando ero piccolo non è che era più bella della tua, cioè era uguale. Cioè la fede la riceviamo tutti quanti allo stesso modo, solo che bisogna vedere che ci ho fatto io con questa candelina, se l'ho lasciata spegnere oppure no, perché la fede si spegne. Allora, di queste idee, e come faccio io a alimentare la fede? Da dove viene la fede? Da questo, devo ascoltare. Chi? Chi mi parla di Gesù? Ecco perché. Perché la fede te la dà la Chiesa? Perché cosa fa la Chiesa nel corso del tempo e della storia? La Chiesa continua ad annunciare il Vangelo, a predicare, a parlarci della verità, del bene, del male, delle cose che sono da credere, e poi ci amministra i mezzi di grazia, che sono i sacramenti che ci permettono di vivere quello che la fede ci insegna, che è tutto qua, non è che ci siano altre motivazioni. Allora, nello splendido pregonio pasquale di questa notte, quasi finito la domenica, la prima domanda che dobbiamo farci è: ma io la sto alimentando la fede? Andare a messa solo la domenica, che già per oggi sarebbe grasso che cola, non è sufficiente per mantenere viva la fede, cioè proprio guardare che ti rimane forse tanto così. È vero che noi in seminario ci dicevano queste cose, ricordati, candidato prete, tu c'hai tra i 10 minimo e al massimo 15 minuti a settimana per non far morire la fede dei fedeli, che oggi è bombardata, cerca di giocarteli bene quei 10-15 minuti. Quindi, però questo servono proprio a non farla morire, per farla bella viva, questa bella fiamma, non basta andare a messa la domenica, ci vuole qualcosa di più. Dobbiamo aprire le porte del cuore se vogliamo che la fede non si spegne. Allora, noi questa notte abbiamo proclamato uno splendido pregonio pasquale, che subito dopo che si accendono le luci si recita questo bellissimo, antichissimo gesto che dicevo, no? Allora, guardate, di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Questa notte della notte, il santo mistero di questa notte sconfigge il male, non c'è più niente da fare, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori e la gioia agli afflitti. Questo si chiama pregonio pasquale, questo è un annuncio. Tu sentendo queste cose, domani, io ci credo che questa notte splende come il giorno, che è fonte di luce per la mia delizia, perché io sia felice, che il santo mistero di questa notte sconfigge il male. Cioè, il male può pure infuriare come un pazzo nel mondo, ma se io vivo questa notte, ci credo e la faccio mia,
a me a Roma dicono ma rimbarza, a me non fa niente, capito? Lava le colpe, qualunque cosa sia successo nella mia vita, ecco perché la Chiesa dice almeno a Pasqua confessati, se no le colpe non sono lavate. Restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. Poi prosegue, questa notte dissipa l'odio, non esiste più, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace, la potenza di questa notte. O notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo, l'uomo al suo creatore. Bello, eh? Questa è una notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. L'oscurità del peccato. Chi vive nel peccato, che succede? Mo dovrei spegnere tutte le luci, spegnere pure questo, tutte le luci là e le candele, e poi oscurare quelle fonti. Quando uno sta in mezzo al buio pesto, si spacca la testa, d'accordo? Sicuramente si farà male, 100%. Chi vive lontano dal Signore, che lo sappia o non lo sappia, che ci creda o non ci creda, si fa male. Se io vado via da Simonetta e voi mi rimane questa, solo questo dentro la testa, se io mi allontano dal Signore e vivo nel peccato, mi faccio male. Se rimane solo questo e tutto quello che ho detto, è rimasto abbastanza. Noi a volte pensiamo che il peccato, ammesso che qualcuno ancora ci veda, perché molti pensano che i peccati non esistono, purtroppo esistono, sia un fatto, come dire, giuridico, d'accordo, ho trasgredito una norma, allora forse il Signore la pure castiga qui e poi mi sbatte all'inferno dopo. Magari fosse solo questo qui, perché il peccato è il male intrinseco, se tu pecchi ti fai male, se tu cammini al buio, la testa la sbatti contro il muro, inciampi e te la spacchi, te spacchi una gamba, te fai un sacco di limiti perché sbatti in giro a destra e a sinistra. Questo è quello che annuncia il cristianesimo. Gesù non è morto in croce così perché non c'è niente da fare. Chi ha vissuto bene i giorni precedenti la Pasqua deve farsi questa domanda: ma come mai questa atroce carneficina? Capito? Noi siamo intelligenti, io dico ai ragazzi di catechismo sempre, quando andremo dall'altra parte il nostro Signore non ci chiede se siamo stati buoni o cattivi, ci chiede se questo l'abbiamo fatto funzionare, perché far funzionare questo è un dovere. Tu non puoi, essendo nato in Italia, fare finta di niente, fare finta che il nostro Signore non lo conosci, fare finta che non lo sai che è morto in croce quello che tu dovresti credere di essere il figlio di Dio. Tu te lo devi chiedere, ma perché una cosa di questo genere? Perché te la devi fare questa domanda e devi darmi una risposta. Non fartela e non rispondere è colpa, perché è non far funzionare questo. Allora, questa è la notte che ci salva dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, ci consacra l'amore del Padre, unisce nella comunione dei santi, perché in questa notte Gesù, spezzando la morte, vincendo la morte, distruggendo la morte, che cosa ha fatto? Ha vinto e ha distrutto la conseguenza più brutta del peccato di uomo e ha quindi consentito a noi completamente di rinascere. Il senso di tutta la liturgia della parola è questa: parte dalla creazione e culmina con la risurrezione. La creazione è uscita perfetta da Dio, l'uomo l'ha rovinata il peccato, Gesù lo ha ripristinata meglio di prima con la sua risurrezione. Questo annuncia la Chiesa in questa notte di gioia e di festa. Vi auguro che tutti e ciascuno, mi auguro anch'io, possiamo crederci dal profondo e fare davvero la risposta con Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.